Oh, carissimi, siamo entrati nell'anno 2021. Eh sì, ciao. Cominciamo bene. Ho detto adesso devo fare un augurio del 2022 e inizio già. Vabbè, dai, sarà lo spumante. Sarà lo spumante che ho bevuto, ma ne ho bevuto poco. Vi dico, tanti auguri per il 2022. Vedete che bella pupazzetta che c'ho qua? Non è che mi sono bruciata, sento un odore di bruciato. Allora, carissimi, carissime, vi faccio tanti auguri per il 2022. Chissà quante persone vi avranno fatto gli auguri e avrete detto: mamma mia, basta questi auguri. E vabbè, che volete, il malaugurio? Io il malaugurio non ve lo posso fare, però se proprio insistete, sappiate che sono anche esperta in malaugurio. Scherzo, 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 scherzo. Allora, oggi pomeriggio abbiamo provato a fare una live, è andata bene, vi ringrazio perché c'è stato chi ha apprezzato questa. C'è stato chi ha apprezzato questa live e io adesso che è un'oretta dopo la mezzanotte nel mio cuore candido porto tutti voi miei 1010 o 1020, non so quanti ne siete iscritti. Iniziamo a diventare tantini, inizio ad emozionarmi, inizio a sentire il peso della folla che mi segue. Scherzo. Allora, vedete, io non mi dimentico di voi, io appena posso. Ci sono dei periodi in cui non riesco, in effetti. Allora, l'anno 2020, per chi sceglie la pupina, questo mazzo qui, per chi sceglie invece la melona, mazzo quanto è grosso, la mela di Biancaneve e questo mazzo che sta qui sotto. Ok? Io ho mangiato e devo bere un attimo. Ah, neanche quando si spurga un'idrovora si sente più rumore. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Vi ho dato due scelte. Il 2022, le energie del 2022 in tre carte. Quello che esce, esce. Qui io voglio vedere un'energia positiva. Allora, qui abbiamo Paggio di Coppe. C'è da lavorare, lavorerete, molta attività, incontri con un segno di acqua o con chi ha caratteristiche di segno d'acqua, quindi potrebbe avere anche ascendente, luna, uno stellium in segno d'acqua, e raccogliere per cui, diciamo, per ciò per cui si è lavorato. Vedete che logica c'è in queste splendide carte? Quindi qui, miei cari, miei care, sarà un anno in cui è vero che vi dovrete rimboccare le maniche, ma qui non c'è difficoltà, c'è passione nel fare. Le vedete le carte? C'è passione nel fare qualcosa di nuovo. Vediamo un po' se metto così, forse si vede meglio. C'è passione nel fare qualcosa di nuovo. C'è una figura maschile, massimo sui 45-50, cioè non molto matura, ma qui sarete prese da una vostra attività. Qui c'è una vostra attività, un vostro fare, lavorare, e c'è un raccogliere i frutti, aspettare, forse qui c'è un po' di attesa, ci sarà tanto lavorare, le energie sono del lavorare tanto, ma non è un 10 di bastoni questo, non è difficoltà, non è stanchezza, è anche passione nel fare ciò che
che siamo chiamati a fare anche proprio come nostro talento personale. E qui siamo in attesa del raccolto. Unica, no, non è una nota dolente, è una caratteristica di questa carta qui. È un po' di attesa, quindi per ottenere i risultati di ciò per il quale state lavorando, e qui mi risulta anche una energia, una passione, un essere portato, un talento, un nuovo, come posso dire, come se ci fosse stato uno switch, un cambiamento, una volontà di gestire il proprio destino, di non essere più una bandierola al vento, ma di dire adesso basta, adesso io mi metto a lavorare per ciò in cui io credo veramente. Mi sono stancata di questa situazione, di questo lavoro. Qui c'è molto lavoro, c'è molta concentrazione su voi stessi e su voi stesse. E sono, vedete, carte di denari e carte di denari, ma ci potrebbe essere anche una figura maschile, per carità, anche se siete uomini, e guardate questa stesa, ci potrebbe essere una figura maschile, un'energia abbastanza sensibile, un amico, un conoscente o una figura, non necessariamente a livello relazionale, una figura che vi potrà essere salvifica anche per situazioni, per sbloccare anche situazioni lavorative, una persona che vi potrà dare ottimi consigli, una specie di guida, però non una persona molto più matura di voi, una persona che è come se fosse un angelo sceso in terra, una persona che vi sarà al vostro fianco nel corso del 2022, che vi aiuterà anche ad intraprendere le scelte giuste da operare, però poi il grosso lo dovete fare voi. Ci sarà molto da fare. Qui ci potrebbe essere anche un incremento proprio dell'attività lavorativa, dei clienti, dell'impresa, della gestione delle proprie risorse. Quindi un lavorare. Quindi se anche molti di voi che sono in attesa di un lavoro, di un contratto, di una chiamata, di una propria iniziativa, di un'impresa, di una vostra iniziativa nell'ambito lavorativo, che ovviamente poi porterà dei soldi, qui è un sì, qui ci sarà, forse come, diciamo, come rendita finale, nel senso che uno dice, ma aspetta, poi alla fine i risultati pratici, alla fine quando verranno, forse qui ci sarà bisogno di attendere un pochino, quindi non nell'immediato del 2022, ma nell'arco del 2022 ci saranno sicuramente anche i profitti, però bisognerà forse attendere un po', in qualche mese. Ok? Per chi invece ha scelto la mela, questa la togliamo, il mazzo era questo qui. Scusate il video un po' improvvisato. Wow, ammazza, iniziate belli. Fatevi una camomilla. Iniziate con la spadozza in mano. Vabbè, avete finito di fare gli auguri e dite ok, tanti auguri, buon anno a tutti, ma io qua devo combattere contro qualcuno a posto. Mi fa piacere. Un'altra spada. Diciamo che non c'è un clima del tutto natalizio in questa seconda stesa. Ma qua sono tutte figure. Ma che? Io qua non ne posso tirare solo tre. Io quando tiro le figure poi ho bisogno anche di chiarire. Io qui ho un cavaliere, ho un cavaliere di spade. Poi ho un cavaliere, un paggio di spade e un cavaliere di denari, movimenti, conoscenze, spostamenti, notizie, comunicazioni, però io in questo caso con tre carte non riesco a concludere. Oh, beh, oddio, qui potreste iniziare l'anno
in maniera molto combattiva, in maniera molto, non lo so, io mi permetto di dire, cioè iniziate l'anno, non fate in tempo a finire di fare i festeggiamenti e già di riprendere le vostre preoccupazioni, quasi un po', non dico a livello ossessivo, però io mi ero tanto raccomandata nelle stese precedenti di fare attenzione alla gestione delle vostre faccende, cioè di farvi assorbire, però diciamo il necessario. Se voi cominciate già l'anno così, non vorrei poi che ci fosse un atteggiamento mentale un po' troppo preoccupato, cioè ecco, qui c'è come se iniziate l'anno già con preoccupazione, però attenzione. Non vi fate ingannare, il 9 di spade non è una carta di un evento nefasto e negativo. Guardatela bene, in questo mazzo viene indicata in maniera abbastanza fedele. Il 9 di spade non è un evento negativo, è l'approccio che tu hai in relazione a una situazione. Qui abbiamo tutte carte di comunicazioni, voi volete fare come se volete, non dico litigare con qualcuno, ma c'è un'energia di combattimento, un'energia anche di nervosismo, c'è qua, come di non lasciare in sospeso le questioni del 2021 e mi ripreoccupo subito, attenzione, cioè, siamo ancora in clima di feste. Tirate un attimo il freno a mano, io ho bisogno per questa sera di un'altra carta. Qui si va a chiudere un ciclo. Finalmente qui si va a chiudere nel 2022, si va a chiudere un ciclo anche in maniera felice. C'è una vittoria di un qualcosa, però devo essere sincera, non è una vittoria che viene da un clima tranquillo, di serenità. Se otterrete il vostro risultato, comunque qui vi è costato veramente tanta, tanta, tanta energia. Sì, qui c'è una vittoria. Io poi qui anche l'energia del cavaliere di spade, perché io che vi ho detto all'inizio, ho detto ammazza, qua iniziate l'anno con la spada in mano. Siete molto battaglieri. Qui non farete sconto a nessuno, ci potrebbe essere qualcosa da risolvere che proviene dall'anno passato, certamente. Notizie, ping pong di comunicazioni, potrebbe esistere anche una controparte in questo ping pong di comunicazioni. Ok, il mondo è una carta bellissima, una carta di vittoria, una carta anche di celebrazione di qualcosa, anche di un qualcosa di ufficiale. Qualcuno descrive la carta del mondo anche come la più bella carta del mazzo. Io la vedo in maniera un pochettino più oggettiva, mi faccio un po' influenzare anche dalle carte che sono vicine. Dico sì, è vero, qui si chiuderà definitivamente un capitolo, però un capitolo che vi ha fatto tanto, tanto, tanto penare. Quindi qui arrivate con un'energia sovraccarica di preoccupazione, anche di rancori, non dico di vendetta, perché qua abbiamo un cavaliere di spade, c'è un'energia del fare, del ti faccio vedere io, non so in relazione a cosa, potreste essere anche semplicemente molto stanchi della vostra vita precedente, però qui io ve lo dico, cioè se fosse stato il contrario, così era una preoccupazione, cioè per dire. Farete l'anno in questo loop mentale. Qui, grazie a Dio, io vi posso dire che uscite da questo loop mentale, però venite, non lo posso negare, da questo loop mentale. Quindi c'è un'energia, vedete, questo non riesce a dormire. Troppi pensieri, i nove spade conficcate nella testa come preoccupazione, come pensiero. Però qui mi dispiace. Per chi è contro di voi, qui voi siete con un'energia intoccabile,
distruttiva. Se qui qualcuno si permette di dirvi come e quando sulle cose vostre, su quello che dovete fare, su anche sul contraddirvi, anche se fosse a livello, non so, pure coniugale, di rapporti, qui voi dite no, basta, io vengo prima di tutti, io mi sono stancata, mi sono sacrificata una vita intera, adesso basta e tocca a me. Però non escludo, io qui non ho carte di coppe, qui c'è proprio un'energia orientata verso voi stessi. Qui voi volete difendere la vostra persona, i vostri diritti. Qui voi volete difendere la vostra vita, il vostro diritto di riconquistare la vostra felicità, realizzarvi, ma per qualcuno potrebbe essere anche una situazione dove c'è una controparte alla quale vedete andare incontro in maniera determinata con la spada. Sono carte belle, cioè l'esito è bello, il percorso è duro. Questo è. Il percorso è di preoccupazione, di sfinimento, una situazione che è da tempo che è così, però l'esito è oro. La carta del mondo, no, potete andarvi anche a vedere voi per i fatti vostri il significato, il mondo è la riuscita, proprio un capitolo che si chiude, ma in positivo, con il trionfo. Va bene? Ok. Comunque sono entrambe due stese positive. Io poi ripeto, se ci sono delle energie pesanti, io comunque ve le dico, ma vi do anche sempre degli ottimi consigli. Allora, adesso facciamo un piccolo esercizio, visto che non vi voglio lasciare senza niente. Ci focalizziamo su questa fiamma. E in questa fiamma sentiamo il calore della nostra vitalità. In questa fiamma sentiamo la forza bruciante della nostra volontà, la nostra volontà, che in relazione anche alle stese che noi facciamo, di cui parliamo, voi ascoltate, la nostra volontà può ribaltare tutto. Le stese ci indicano dei percorsi, ci danno dei segnali, ma noi abbiamo la volontà di sapete, più ci si avvicina alla fiamma e più si sente un calore, più si va vicino alla fiamma, più a un certo punto si sente che io devo avere rispetto di quella fiamma, non posso andare oltre un certo punto, perché se io volessi andare a toccare la fiamma mi brucerei. Dentro ognuno di noi c'è una fiamma, e quindi, soprattutto per chi viene da un periodo stremato per problemi di tipo in primis di salute, per chi ha problemi nell'ambito coniugale, per chi ha insoddisfazioni lavorative, disagi economici. Adesso è iniziato un nuovo anno. È come se fosse un battesimo, come se adesso fossimo un punto zero, un nuovo inizio, per cui noi ci possiamo riconnettere con la forza ancestrale di una semplice fiamma, una forza che risale dalla notte dei tempi. Immaginate il fuoco, che storia antica il fuoco. Qui non c'è tecnologia, qui non c'è niente che sia stato cambiato, quindi noi siamo in collegamento con una forza vitale, ancestrale,
Togliete il portacandela, togliete l'alluminio che c'è a supporto della candela. Pensate soltanto al fuoco. E pensate da quanto tempo esiste l'elemento fuoco. E noi siamo in connessione con questa fiamma, che dentro di noi rappresenta la volontà. Con la volontà noi possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo. Con la volontà noi possiamo superare ogni ostacolo. Con la volontà noi possiamo sorridere su quelli che sono stati dei dolori, dei dispiaceri, delle prove della vita da superare. Quindi iniziamo questo anno accendendo, tenendo accesa, alimentando la fiamma della volontà dentro ognuno di noi. Ognuno di voi avrà un settore in cui già sa che senza volontà è difficile farcela. Quindi in quel settore accendete il vostro lumino, la vostra fiamma di luce nel settore in cui il vostro intuito, il vostro inconscio sa che c'è bisogno. Lo sapete voi, io non devo indicare null'altro perché lo sapete voi. Voi avete un'intelligenza, avete una potenza tale dentro di voi. Io vi posso solo indirizzare. Ma poi il grosso del lavoro lo fate voi perché avete un'intelligenza pari alla mia. Ok? Sapete voi il settore della vostra vita che necessita di essere riattivato. E dove c'è la volontà, dove c'è la fiamma della volontà, dove c'è il calore, dove c'è la vita, dove c'è l'entusiasmo del voler ottenere quel traguardo, quel risultato, quel superamento di un ostacolo, lo otterrete. Quindi adesso mentalmente chiudete gli occhi, pensate a quel settore che voi conoscete, il quale necessita di essere vitalizzato come se fosse un settore buio da tempo, può essere la salute, può essere il settore sentimentale, lavorativo, della realizzazione personale, dell'autostima, della fiducia in se stessi, del rapporto con gli altri. Accendete una fiamma, visualizzate il settore e sotto accendete una fiamma uguale a questa che vedete voi. E ogni giorno ricordatevi mentalmente di visualizzare, di accendere una fiamma, una candela, di dare luce al vostro progetto di riuscita in quel settore nel quale voi avete deciso che bisogna avere vita, salute, felicità, realizzazione. Questo è l'augurio che vi do per il 2022 con questo piccolo semplice esercizio di visualizzazione che abbiamo fatto insieme, che potete fare da oggi fino a quando lo ritenete opportuno, fino anche al 31 dicembre del 2022. Ma io mi auguro che si riattivi tutto ciò che vi serve anche molto prima. Detto questo, abbiamo fatto le nostre due piccole estese veloci. Io vi do tantissimi auguri per il 2022, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, credete in voi stessi, credete in voi stessi, credete nel fatto. Noi siamo attraversati da forze, tante forze diverse, come se fossero tanti ingredienti per una ricetta perfetta. Quando necessita di una forza, voi la dovete attivare perché già dentro di voi può essere dormiente, ma c'è. Io vi posso aiutare
vi posso indicare una parte del percorso, ma nessuno si può sostituire a voi che siete i guerrieri della vostra vita. Voi fate il grosso. Ci può essere qualcuno che vi indica la via, una persona gentile, che vi dà un consiglio e ben venga, ma la responsabilità è la vostra. Buon anno, che sia un anno pieno di responsabile raggiungimento dei propri traguardi. Un abbraccio fortissimo, soprattutto ai nuovi iscritti, ma anche a quelli che mi seguono da tanto, tanto, tanto tempo. Vi abbraccio forte, sono con voi, siete nei miei pensieri. Io al mattino controllo sempre chi c'è, chi non c'è. Siete sempre con me, stiamo diventando una famiglia sempre più allargata e sono molto contenta. Buon anno, buon anno, buon anno, buon anno.